In realtà ci ho sempre creduto, anche se ero scarso. A un certo punto ho scritto delle figate, ho detto cazzo, però se scrivo ste robe che sono a livello di artisti che ascolto, vuol dire che sono capace. Il momento in cui ho iniziato a rappare, cioè ho deciso ok, voglio farlo anch'io, è stato quando ho visto il film di Eminem e ho visto lui. Film era 8 Mile, quindi per chi è dei miei anni, stiamo parlando comunque di un bambino, perché chi l'ha visto in quell'età aveva 8, 9, io avevo 9 anni. Non esisteva il rap italiano, comunque se, cioè esisteva ma neanche lo sapevi, no? Poi io abitavo a Catania, cioè quindi ero proprio lontano da tutto. Ho visto il film e ho detto inizio a scrivere. Ci sono voluti anni ovviamente in cui ho continuato, perché comunque la cosa mi ha preso, ho ascoltato Eminem, proprio i dischi, ho ascoltato quando sono arrivato a conoscerlo anche il rap italiano con Fibra, con Bassi, insomma un po' di artisti. E piano piano sono diventato bravo, cioè mi sono reso conto a un certo punto che ero bravo. Il momento di svolta è stato proprio per me, essendo molto critico, ogni volta che scrivevo qualcosa dicevo mai a livello, non so, degli artisti che mi piacciono. Ed era sempre no la risposta. A un certo punto è stata sì, e quando è stato così ho capito, no? Ma ci speravo sempre, cioè è stata proprio una roba che mi ha motivato per anni. Non credevo di arrivare dove sono arrivato, ma comunque ci speravo anche. Cioè nel senso, la speranza è diversa dalla fede, non so come dire. Sicuramente ho avuto un momento buio che tutti sanno, quindi Non ho avuto solo quello, nel senso il carcere è uno dei più bui sicuramente. Però in quel momento non ho capito subito che dovevo fare sul serio con la musica per cambiare vita, perché in realtà i primi tempi non scrivevo neanche, no? Quando poi, dopo un po' di tempo, ero agli arresti e ho pensato, cazzo, però se io parlo della mia vita, no? Visto che fino a prima comunque scrivevo, facevo magari le punchline, era più tecnico il rap che facevo. Ho pensato, se diventa più uno storytelling, parlo della mia vita, ma a partire dall'infanzia comunque di cose ne sono successe tante, magari tante persone possono rivedersi nella mia vita. E quando ascoltavo io rap, alla fine mi rivedevo nelle cose che gli altri cantavano, e ho detto, se lo faccio anch'io ci riesco, allora lì posso spaccare, posso farcela. E così è stato alla fine. Questo è il mio terzo album, sicuramente è passato tanto tempo dall'ultimo, e quindi vuol dire che ho aspettato volutamente prima di uscire con un progetto, insomma, che mi soddisfacesse, perché i primi due dischi comunque sono il frutto anche di canzoni che avevo già scritto e quindi facevano parte di un racconto che era il mio passato, però era anche difficile poi andare sul palco magari e sempre identificarmi con cose magari successe 10 anni prima, 15 anni prima. Però quei pezzi erano comunque validi e sprecare, diciamo, quella sofferenza che li ha prodotti era stupido. Quindi ho fatto comunque due album. Alcuni pezzi sono stati scritti per quegli album, ma la maggior parte invece erano raccolti da prima. Questo disco invece è stato proprio frutto di ripartire da zero, dire ok, adesso scrivo dal mio nuovo punto di vista, per l'età che ho, per la vita che è cambiata. E anche il punto di vista ovviamente è cambiato. Questo è anche una parte del titolo del disco, che si chiama Le cose cambiano, e sicuramente è frutto anche di questi concetti che ti sto dicendo. Quindi è un disco scritto da zero, è il primo disco che faccio io, che curo io anche per quanto riguarda i beat, per quanto riguarda, ma cioè proprio tutto, mi sono messo io al 100%, non ho lasciato, mi sono fatto aiutare, ma dopo aver detto cosa volevo, non prima. Perché gli anni passati invece è stato un po' così, perché non conoscevo il lavoro e anche perché non ero così a fuoco e stavo peggio di adesso, insomma, cioè adesso sto bene. Questa è una bella differenza rispetto a prima, e perché anche mi sono impegnato per stare bene, mi sono impegnato per fare il disco e per me le cose cambiano vuol dire tante cose. Alcune te le sto dicendo così di getto, no? Però c'è proprio un senso che per me prende tutta la mia vita in questo momento, dietro a questo titolo. Sicuramente le cose che sono cambiate rispetto a prima, e partiamo da quelle possono immaginare tutti, ovviamente non ho più le difficoltà economiche che avevo prima. Il mio ambiente dove vivo, sì, è vero che sono nella stessa zona, però è molto diverso stare in una stanza con la piastra elettrica, stare in una casa dove hai i tuoi spazi, la palestra in casa e
insomma, posso gestire i miei spazi, il mio tempo in modo diverso. Cambiate, ecco, una cosa fondamentale, cioè le mie abitudini. Cioè, ho davvero preso coscienza di cosa vuol dire anche, cioè, del perché uno sta bene o male, secondo me dipende tanto dalle abitudini che si hanno. Però sicuramente non è cambiato il mio legame con il posto in cui vivo, le persone che sono cresciute con me. Non è cambiata comunque la speranza di poter arrivare tanto in alto da aiutare anche le persone a cui voglio bene. Cosa che nel mio piccolo sto già facendo, immagino, ma non solo economicamente, no? Ma anche solo facendo questo percorso di essere, non voglio dire un esempio perché sembra arrogante, no? Però una motivazione per le persone che possono toccare veramente con mano, no, la cosa. Perché un conto è vedere in televisione la storia di qualcuno, un conto è vedere il tuo amico che hai visto cosa ha passato, perché tante cose le avete passate pure insieme, che è arrivato a questo. E è vero che dietro c'è magari una dose di fortuna perché c'è un talento, però comunque il talento l'ho coltivato. E senza l'impegno non serve a niente, perché te l'ho detto, no? Per anni ho scritto pensando di essere scarso, perché ero un bambino che ci credeva. Continuo a sognare, i sogni mi hanno portato dove sono adesso, quindi chissà se continuo a sognare. Lo sport è un altro mondo che mi chiama sempre, no? Fa parte della mia vita, quindi ho sempre visto le palestre come un luogo educativo, anche dove impari la disciplina e ti possono aiutare per la vita. Ecco, costruire un business magari in futuro sano, però un business sano, che è una cosa importante, no? Quindi legato a questo mondo sarebbe un'ottima cosa, potrei davvero aiutare tante persone. Il mio percorso dello sport è iniziato presto, a 7 anni ho iniziato a fare karate, c'era un corso alla palestra della scuola, l'ho fatto un po' così, tanto per, ma quando mi sono trasferito di nuovo da lì a Catania ho trovato un maestro importante, perché ho voluto continuare e ho trovato veramente una figura paterna nel maestro che avevo. Quindi da lì mi sono innamorato delle arti marziali, sono andato avanti fino a 15 anni a fare karate, quindi fai i conti, da 7 anni. Ho scoperto il Kung Fu proprio perché, ricordandomi che il mio maestro ne parlava, sono andato a scoprire quel mondo e mi ha portato a 20 anni a fare un viaggio, anzi a 19, i 20 li ho compiuti in Cina, perché ho detto prendo, parto, sto 3 mesi ad allenarmi tutti i giorni 6 ore per imparare il Kung Fu e per insegnarlo, no? Ormai avevo un bagaglio alle spalle e ho aperto dei corsi con bambini, ragazzi, adulti, e ho fatto kickboxing, adesso sto facendo pugilato, comunque a parte la palestra faccio pesi, ok, ma il mondo dello sport, da combattimento, le arti marziali è sempre nel mio cuore. Del pugilato la cosa che mi piace di più è che c'è più consapevolezza, essendo uno sport che in Italia è più capito rispetto alle arti marziali che arrivano da fuori, no? E penso che a volte sia più importante il modo in cui si fanno le cose, quindi il pugilato in Italia è uno sport serio, fatto con serietà, e la disciplina ha bisogno di serietà, quindi questa cosa mi porta a volerlo fare. Sono in Italia, so che in Italia ci sono realtà concrete che offrono quello che cerco. Non è tanto per il pugilato in sé, ma per il modo in cui viene insegnato, per il modo in cui aiuta tanti ragazzi. A me negli ultimi 2 anni comunque mi ha aiutato tanto a stare bene. Quindi per questo, secondo me, tutti dovrebbero imparare un po' di disciplina da qualcosa. Il pugilato è un modo per farlo. Mi piace Davis, se devo parlare di un pugile americano, perché vabbè, è legato tanto anche al mondo hip hop, quindi ovviamente ha preso su di me. In Italia non ti posso dire un altro nome, per me Ivan Zucco, io seguo lui, abbiamo fatto tre ingressi sul ring, ha vinto tutte le volte, quindi voglio portarli bene anche la prossima, è fortissimo, andiamo a vincere sicuramente. Ma io prima o poi penso che mi piacerebbe più farlo in anonimato un match, capito? Da dilettante proprio fare il match di box. Boh, non lo so, si può portare questa cosa in Italia di fare i match fra personaggi pubblici. Se è fatto bene, lo farei. Più che altro io sono disposto a accettare una sfida se voglio fare questa cosa. Non lo so, è proprio per farlo, non è perché ho un problema con qualcuno, però lo farei con chiunque. Invece lato rapper, gli sfideresti sul ring? Ma forse Emis, visto che siamo amici, anche lui ha fatto pugilato. Magari sarebbe un bel evento se io e Emis facciamo un match insieme. Il mio sogno più grande penso sia stare bene il più possibile. Penso sia il sogno di tutti, no?